Eccoci di nuovo insieme nella nostra bottega dell'italiano alla ricerca delle curiosità che si possono trovare dentro al nostro enorme vocabolario, ricchissimo vocabolario. La nostra è una lingua dove c'è un termine per ogni particolare. Ora immaginatevi certe situazioni che sono particolarmente ricche di vocaboli, che sono particolarmente ricche di storie di vocaboli. Una di queste situazioni di cui abbiamo anche già parlato in un altro dei nostri incontri è il matrimonio. Nel matrimonio eh, ci sono un'infinità di cose da raccontare proprio dal punto di vista della storia delle parole. Per esempio, cominciamo dal nome stesso, matrimonio. Matrimonio è costruito sulla Parola latina, devo scriverla? No, non la scrivo. Mater, è fin troppo chiaro. Matrimonium, quindi viene dalla parola mater. Questo sembra quasi suggerire che nel matrimonio la figura più importante sia la figura femminile. Sta di fatto che è proprio così. Il nome del matrimonio proviene dalla radice della parola mater. Guarda un po', va detto che quando passiamo agli aspetti economici del matrimonio, ecco che salta fuori il padre, perché ecco che salta fuori il patrimonio. Il patrimonio che qui è rappresentato simbolicamente in una certa abbondanza di bigliettoni, e ciascuno di noi vorrebbe veramente averne tanti, non in tasca, ma possibilmente nascosti da qualche parte. No, sto scherzando, eh, sia sì, ben chiaro, tutto deve essere chiaro, limpido e alla luce del sole. Comunque, curiosamente, mentre il matrimonio, il nome del matrimonio è costruito sulla parola mater, il patrimonio, che è il sostentamento non solo in monete, ma in ricchezze, ma anche in valori spirituali, perché patrimonio ha un significato anche spirituale, è costruito sulla parola pater. Allora, ehm, andiamo avanti con la storia delle parole legate al matrimonio. La donna che si sposa è una donna maritata e il suo nome, naturalmente, l'aggettivo maritata deriva dal verbo maritare che deriva dal nome marito, che deriva dal latino maritus, che deriva da mas maris che vuol dire maschio. Anzi, il nostro italiano maschio è, deriva da un diminutivo di mas, masculus. Così, allo stesso modo, l'uomo ammogliato deriva il suo nome dal latino mu, mulier, che significa donna. Curiosamente, mentre il latino mulier è venuto a significare donna nella nostra lingua, nella nostra lingua, eh, ma da, cioè il latino mulier che significa donna è venuto a significare moglie, il nome originale latino per moglie è uxor, del quale non rimangono molte tracce nella nostra lingua se non in alcuni nomi derivati, uxor more uxorio oppure il tragico uxoricidio, è un nome che si è un po' perso. Quindi dal nome che indicava la donna nella lingua latina è venuto fuori la moglie. La moglie la quale prima di essere moglie, prima di essere Uxor, è nubile. Cosa significa nubile? Nubile, e qui dobbiamo di nuovo eh, ricorrere al, eh, alla storia delle parole, nubile proviene dal verbo nubere che vuol dire velare. Infatti, noi abbiamo, qui abbiamo un'immagine di una nostra sposa che porta il velo, ma questa è un'abitudine eh, che si rifà a una tradizione molto antica. Nel mondo latino, la la donna che andava a sposarsi era velata e portava un velo non bianco come nel nostro caso, ma giallo, a significare ricchezza, abbondanza, oro, messi, fertilità e tutte queste bellissime cose. Noi abbiamo sostituito il giallo della ricchezza con il bianco della purezza. Vabbè, ah insomma, eh, bene, bene, è una bella cosa anche questa, naturalmente. La donna che quindi si deve sposare è nubile, però noi abbiamo un altro nome per indicare una donna non sposata: che è il nome Zitella o Zittella, una o due T non cambia, sono tutte e due forme legittime. E siamo di solito abitua abituati a pensare la zitella come una, Zit come una vecchia zittella una vecchia signora, una signora di una certa età. Errore. Errore, perché Zitella o Zittella significa in effetti ragazza giovane ragazza e guardate un poco com'è la storia della Zitella perché questo è abbastanza interessante da vedere proprio dal punto di vista del percorso allora Zitella deriva da una forma toscana zitta o zitta che è la versione toscana del siciliano Cita, o citta citta zitta, anche qui possiamo mettere due t, zittella dal toscano zitta dal siciliano citta che è l'abbreviazione di picit cioè piccolina, quindi la zittella è una piccolina, una ragazzina, una non ancora pronta per il matrimonio, quindi quando noi diciamo vecchia zittella commettiamo anche un errore di logica dal punto di vista della storia delle parole. L'uomo invece, l'uomo che non si è ancora sposato, l'uomo non sposato è uno scapolo. Da dove proviene questa parola scapolo? uno pensa subito al verbo scappare bah, in un certo qual senso potrebbe entrarci il verbo scappare per l'esattezza scapolo significa dal punto di vista della storia delle parole sfuggito al cappio pensate un po' e anche qui c'è una storia eh, c'è una storia linguistica da raccontare e vediamo un poco di andare a Riassumerla. Allora, io avrei voluto vedere nella nostre immagini il cappio, ma poi all'ultimo momento ho pensato che fosse meglio sostituirlo con una gassa d'amante. E anche qui noi abbiamo comunque la parola amante che dà l'idea di eh, un'unione indissolubile. In effetti. Questo è un nodo assolutamente indissolubile, un nodo marinaro, tipico della, appunto del mondo marinaro, ed è qualcosa che può essere facilmente eh, paragonato con un cappio. Quindi abbiamo detto che lo scapolo è uno che è sfuggito allo scap al cappio, perché noi abbiamo in latino il verbo capere. Eh, il verbo capere vuol dire prendere, afferrare, agguantare e il capulus è lo strumento per afferrare, cioè appunto il capio. Eh, da, di qui nasce il verbo capulare, cioè prendere al capio e con una ex davanti che serve per negare questa azione abbiamo ex capulare. Quindi, ex capulatus, latus, da cui scapolo. Ecco, vedete come. Le storie delle parole sono delle vicende che attraversano quasi una narrazione, quasi un romanzo, sono particolarmente interessanti anche quando parliamo di matrimoni e di ciò che viene prima o viene dopo.